Domenico vi ha contattato per la prima volta e vi ha parlato di questo progetto. Beh, la prima volta che mi ha chiamato mi ha accennato al discorso. Io sinceramente non sapevo neanche se era uno scherzo telefonico o se c'era qualcosa sotto, perché ovviamente dopo tanti anni sentire una persona che in quel momento ci avessi spacciato, che Domenico Procaccia, che sai che voleva avere in mente, ho letto il tuo libro, vuole fare questo e quest'altro, eccetera, e poi ho lasciato parlare, ma dentro di me sinceramente pensavo uno scherzo. Però dopo ho chiamato su Italiano, gli ho detto, senti un po', ma anche a te hanno telefonato, è uno scherzo o meno? Lui mi ha detto, no, guarda, non è uno scherzo, è vero, ho parlato con Domenico, di quindi da lì poi ho dato l'ok, dai, ci vediamo, eccetera, l'idea mi è piaciuta, sinceramente, e mi sembrava però molto strano che così dopo tanti anni tornasse fuori questa storia, queste nostre vittorie. Era una cosa strana perché non c'è mai stato un decennale, un ventennale, non c'è mai stato niente. Però è ovvio che la cosa personalmente mi ha fatto enormemente piacere, e poi lo devo ringraziare perché le nostre vite poi sono divise, insomma, io abito in Veneto, qualcuno abita a Roma, lui è venuto a Treviso, però come dire, insieme non ci avevamo più visto, e quindi il fatto di stare ancora insieme è una cosa che sentivo, anche se come dire, forse nessuno di noi aveva il coraggio di mettersi lì e di prendere il cellulare e di dire ci vediamo una volta. Ecco, Domenico è riuscito anche in questo. Beh, io concordo con quello che dicevamo, ovviamente la cosa forse più importante è proprio il fatto che ci siamo riuniti, siamo quasi rimessi insieme, perché c'erano persi di vista, ognuno faceva il proprio mestiere in città diverse, poi non è che ci siamo date occasioni per festeggiare o per commemorare questa vittoria, che non faceva nessuno. Poi dopo ho avuto l'occasione di conoscere Domenico per il suo talento tennistico. Ti sei commosso, direi. Poi ho conosciuto Sandro, ancora di più come talento tennistico. Abbiamo giocato qualche volta a tennis, siamo divertiti, abbiamo passato qualche serata insieme dove io ogni tanto raccontavo qualche aneddoto e vedevo che lui poi vedete così, però aveva capito che ci stavano delle storie divertenti. Poi la sua passione per il tennis, ovviamente, perché la passione è una malattia totale, quindi ama il tennis. Sono guarito, però. Più calcio o tennis, onestamente. No, tennis è stato un periodo breve. È vero, che poi praticamente lui passava di tennis, Sandro passava di tennis, Tosso scherzo, l'ultimo tennista serve il gol in Italia. Un panda. Credo che anche da lì si è venuta un po' l'idea di... Poi quando abbiamo parlato, io ho trovato... Avevo qualche dubbio, sempre qualche dubbio, perché passano tanti anni, poi uno cresce, diventa vecchio, riconosce... Non so se anche... Sicuramente la tua è stata un'altra volta, ma che sì, due palle... Sì, è stata più palle, questa cosa, la vicina, mi mettono un passo... Dimenticato. Non dimenticarci, come hanno fatto tanti che ci hanno giustamente dimenticato o ingiustamente dimenticato, però ha risvegliato in noi la voglia anche di ricominciare a raccontarci di quello che abbiamo vissuto, perché abbiamo parlato, insomma, io non so cosa avete visto, abbiamo parlato di questo troppo serio, di questo troppo film.
cosa di quattro ragazzi che giocavano benino a tennis, che hanno vinto anche, che hanno vinto anche tanto, però quattro ragazzi, ognuno con i propri difetti, con i propri pregi, con i propri contrasti, con diverse personalità, anche con diverse contraddizioni. Credo che è riuscito sia nelle interviste, nelle domande che ci ha fatto, ma soprattutto poi nel lavoro, credo, importante di montaggio che ha fatto, in cui si riesce proprio a capire le quattro, le cinque personalità, se mi dimentico di cosa già, non ci ho parlato ieri, non so, sta benino, insomma, dando una culata per terra terrificante, scivolato in cucina. Che è successo? Non puoi sapere. Ma tra quelle poche, sai quelle cose che è accaduto e ovviamente la mia c'ha quasi 89 anni. Però mi fa male il fortuno, che mi dispiace molto che non sia venuto. Secondo me dispiace anche a voi, perché sarebbe stato più frizzante. In ogni caso Nicola poi riesce sempre a essere pungente e preferito. Comunque, felice di aver fatto questa cosa, molto felice, felice di aver ritrovato il nostro rapporto, che si era un po', ma no, era un po' allontanato per ovvie ragioni, e soprattutto felice di aver fatto lui, perché è riuscito a fare un buon lavoro e anche gli autori, per fare i complimenti, sono riusciti a dare un tocco a questa cosa e anche poi l'ha prodotto. Data Domenico mi ha cercato tramite un amico, no? Alessandro, e questo mio amico Alessandro disse che Domenico voleva incontrarmi, non so se voleva giocare a tennis, in realtà non ve l'ho fatto giocare a tennis più di una volta. Sono sacrificato. E poi dopodiché il dottor Blanco mi ha chiesto appunto se ero interessato a fare questa cosa. No. Qui che ho detto no. Mi sa che siamo rivisti forse dopo un anno, probabilmente. E mi ha riparlato di questa cosa e comunque insomma. Poi ho pensato che anche se, ripeto, non mi piace parlare, ritornare vuol dire al passato, perché un pochino, in qualche maniera, pur avendo passato, se, probabilmente, avendo passato un bellissimo periodo, soprattutto da giovane, con una vita, una bellissima vita, insomma, di risultati, insomma, una vita diversa da tantissime altre persone, insomma, ritornare indietro è una cosa che comunque mi rende più triste che contento. È stata, voglio dire, una decisione giusta, insomma, ho trovato che fare questo docufilm alla fine sia stata una delle cose migliori, tanto, come diceva Adriano, perché noi ci siamo ritrovati, siamo lontanati per molto tempo, per tante ragioni, a parte che con Adriano, come dire, siamo stati insieme, ci siamo allontanati, siamo stati insieme in battaglie, poi per cui diciamo è sempre stato un po' così, no? il nostro rapporto, ma io sono particolarmente contento come Adriano, come presumo gli altri, perché in questo docufilm è stato importante per, diciamo, questo nostro rapporto, questo che si è ricucito, siamo di nuovo insieme, siamo di nuovo una squadra. Con un docufilm che rende giustizia, l'abbiamo detto tantissime, tantissime volte, rende giustizia per un risultato del quale se ne sta ancora parlando, un risultato che allora fu un grande risultato, ma non se ne parlò molto, non diede importanza, e grazie a Domenico che in questo momento, voglio dire, si
può vedere come sono andate le cose, si può parlare di quel periodo e si può anche, voglio dire, rendersi conto di quanto questa squadra sia stata forte, di quanto, voglio dire, fosse stato un periodo difficile con delle decisioni difficili e quanto fosse stata importante, voglio dire, quella squadra e quella vittoria. Siamo qui? Però fammi capire, voglio dire, tu hai parlato 25 minuti, perché ecco, vedete, questa è una delle ragioni per le quali io ero in conferenza stampa e lui mi stoppava. Poi Paolo naturalmente gli dava una forte. Siamo stati molto fortunati perché abbiamo incontrato una grande persona che è Domenico, che ci farà restare nella storia per chi fa tutta la storia. C'eravate già la storia del tennis. Ci rimane ancora grazie, grazie. Io vengo subito dopo. Allora, abbiamo una prima domanda, poi siete tantissime, alzate le mani, ok, cerchiamo di arrivare da tutti. Anche buongiorno, Francesca D'Angelo. L'approccio al tennis di oggi da parte di... L'hai fatto come se dovessi spiegarlo a una persona anziana. No, è stato hai servito le parole come se parlassi una cosa. Perché ci sente un po'. Il tennis, diciamo, moderno è completamente diverso dal nostro tennis. Io sono il coordinatore della scuola tennis del Politecnico e ho molti bambini che provano a diventare bravi e la cosa che ti consiglio soprattutto ai genitori, anche perché quello è il problema maggiore, di andare molto tranquillo. Il tennis moderno è il professionismo, è la federazione ed è una cosa molto complicata e difficile. E i bambini vanno seguiti in un modo corretto per poter poi, se hanno potenzialità, di proseguire questa carriera. Diciamo, è molto più difficile adesso diventare giocatori di tennis perché c'è un antagonismo pazzesco, un professionismo esasperato. Ai nostri tempi era un po', diciamo, come me, per esempio, io sono nato per caso nel tennis, ecco, era molto più aleatoria la cosa, ora è molto più complicato e molto più. Un grande complimento, poi ci viene molto naturale, ieri sera si può dire, non c'è pari, ieri sera siamo stati a cena a casa di Cascia e di Domenico, dove Cascia ha cucinato benissimo, un incrocio tra la tradizione italiana e politica, meno male che l'hanno fatto la zuppa polacca perché se la mia, ma a parte questa cosa che tu sai perché dico questa cosa, però noi ieri sera, quando stavamo a tavola, ci siamo guardati una risposta, presi in giro uno con l'altro, cioè ci viene dopo una frase, ma ci viene una frase più adesso che prima, e io qua, riesce pure a Zuccarelli, capito? Perché Antonio è una persona, no, Antonio è una persona riservata, cioè una persona che non è che io vicino eh?
No, c'era uno che tornava. Antonio, una persona che ma anche lui sta al gioco, poi più parla meno, però c'è una cosa che funziona così, non lo so, per quale motivo. Sì, una chimica, quello che vuoi chiamare tu. Ma... con Pierangeli però funziona meno. Ma... la chimica è un po' pericoloso, ma però li vogliamo bene. Cioè, questa è la verità, che un amico la vogliamo bene. Se io la devo... è un po' così, un po' rompino, però... allora, io dico una cosa. Importante, la dico importante. Credo che sia importante. Quando esiste una storia, perché abbiamo vissuto insieme, abbiamo studiato come quattro insieme, anche con tanti altri ragazzi che hanno avuto meno successo di noi, ma anche tanto meno, e Nicola, quando c'è una storia, io faccio fatica a riuscire a qualcuno. Perché ho condiviso una storia che è stata più bella che brutta, molto più bella che brutta. E ora faccio fatica a tenere un piccolo rancore anche per lo stupidaggio. Poi certi rancori, cioè 25 anni, adesso che siamo più di 70, mi sembrano cose veramente ridicole che sono proprio dimenticate. Questo qui credo che sia importante per noi. Ed è merito suo, è merito di Domenico. Non è merito nostro. Profonda, l'ho detto, adesso voglio dire. Corrado, lei. Posso fare una domanda? Corrado, io. Scusi, ma secondo lei per quale motivo ci hanno dimenticato da quando abbiamo vinto la Coppa di Agosto a oggi? Però questo l'avresti dovuto dire. No, io poi se poi ci metto tanto l'undici. Questo l'avresti dovuto dire. No, però perché guarda che prima nel giardino mi hai detto certe cose, no, però tu devi dire, non è che fai la domanda. Io l'ho detto prima in durante il video. È sempre fatto così. Io ho detto che ci hanno dimenticato perché. No, io posso dire questo, che in tutti i tornei più importanti del mondo una storia come la nostra, parlo della vittoria di Coppa Davis, viene celebrata, ricordata, messa in grande evidenza. I quei giocatori che sono stati protagonisti, che hanno vinto una Coppa Davis, sono stati protagonisti per i risultati, vengono, voglio dire, celebrati tutti gli anni, cioè vengono accolti in una gli viene fatto, voglio dire, uno spazio apposta, insomma, ecco, questo succede in tutto il mondo, non succede qui in Italia, non succede nel torneo più importante che noi abbiamo in Italia, il Coppa Italico, dove tra l'altro io non ho mai fatto dei grandi risultati perché tifavano tutti per Adriano, per cui non potevo vedere semplicemente perché ero del nord, e quindi mi venivano solo per farmi spaccare le racchette, va bene? Per cui chiaramente lui ha vinto, ha fatto anche finale, lui è arrivato in finale, Romano, quindi c'era proprio una grande sfida, ma insomma... proprio dei romani che lui ha sono adottato, quindi giustamente quelli adottati non si sa perché devono essere trattati in maniera diversa, ma comunque lui semifinale, però è lui semifinale, lo dimentichiamo. Paolo, sì. È lui semifinale, lui Paolo. È più verso il centro perché è Forte dei Marmi, io sono proprio nord, vabbè, di fatto ecco l'unico torneo dove in realtà non si sì, parte questa premiazione che ci hanno fatto, insomma, ignobile. Ignobile. È ignobile. Ecco, diciamo che sarebbe bello, no? Sarebbe bello che, non so, arrivasse una lettera di invito, che ci fosse uno spazio dove anche i giovani potessero vedere magari le fotografie, i film, come succede nei tornei di tutto il mondo dove veramente celebrano i propri giocatori, le proprie vittorie, anche perché sono, come dire, un patrimonio nazionale. Quindi dico semplicemente che sarebbe bello che anche Roma, il torneo più importante che c'è in Italia, uno dei tornei più importanti del mondo, dove Adriano tra le cose ha vinto,
una battuta finale, altra finale, ci fosse anche qualche cosa, uno spazio per... Sì, adesso... Ma perché non c'è? Volevo scusare, volevo dire un'altra cosa, ci metto un secondo. Dopo il Cile, prima del Cile, c'è stata una presa di posizione di grandi intellettuali italiani, tipo Dario Fo, Franca Rame, Domenico Modugno, che avevano influenzato l'opinione pubblica sul discorso che noi non dovessimo andare in Cile. Poi sapete che come fine questa influenza che hanno avuto, no, dopo si è è rimasta anche dopo la vittoria e molti, non voglio accusare molti media hanno un pochino abbandonato il fatto di poter celebrare la vittoria in una certa maniera. Questo qui è successo, perché io mi ricordo tutti gli articoli dopo la vittoria di Coppa Davis su certi giornali in Italia, molto importanti, non erano giornali di nicchia, erano giornali molto importanti, perché c'era stata un'influenza intellettuale contro la nostra trasferta in Cina. E questo qui è influito anche dopo, negli anni. Questo qui, mi dispiace dirlo, anzi non mi dispiace di niente. No. Secondo me è questa cosa qua. Adesso però sono diventato serio, non mi riesce tanto bene. Andiamo con la prossima domanda.